Ridatemi una mano ad avere ciò che era mio e ciò che è marcito a chi ha provato a prendermelo. Iscrizione al canale e campanellina. Allora, stamattina come, come facciamo tutti di solito così gu guardavo un po' di portali per curiosità per, per capire cosa scrivono. No, c'è in atto questa politica di avvicinamento. Secondo me, è la verità. Stanno facendo tutti i nomi dei possibili acquirenti ma alla fine secondo me arriveranno al nome giusto anche loro c'è un articolo di Marco Macca Marco Macca Ravezzani dice futuro Inter mi aspetto colpi di scena mi ha colpito questo articolo per quello ve lo leggo Zang impero di carta è un tizio puntolini puntolini eh... Zang ha visto crollare il suo impero prima tutti parlavano della potenza di Suning in realtà si è rivelato un castello di carta. Lui però ha continuato a fare lo splendido. Ora invece, <coughs> scusate, è inseguito dai creditori che vogliono portargli via uno stipendio che lui non si è fatto dare dall'Inter in qualità di presidente. La storia della firma falsa è l'ultima frontiera del verosimile. Questo ovviamente lo scrive e lo dice il giornalista. Quindi chi vuole l'Inter dovrà capire che qui. Non abbiamo a che fare con un tizio che non è lo stesso interlocutore che era Moratti. Mi aspetto colpi di scena da questo punto di vista. È, una, è un articolo, secondo me, be, be, bello pesante che però ti fa capire un attimino la situazione. Ti fa capire la situazione perché, per come la vedo io, eh, Steven Zang ha perseverato, ha voluto tenere una cosa e non si poteva più permettere. Eh, e perseverando per altri due anni ha creato una voragine di debito di 800 milioni e soprattutto ha creato un gigante che camminando sanguina e perde soldi per quello ragazzi vi dico tornando soprattutto ai nostri detrattori che io ringrazio per tutto il tempo che ci dedicano perché comunque vanno ringraziati perché ci dedicano tantissimo tempo quotidianamente con un certo impegno, con una certa tenacia. Quindi io mi sento di ringraziarli, i nostri detrattori. Non parlo di gente che non esiste che fa vedere le banane, io parlo di detrattori, di gente famosa, soprattutto di gente insomma conosciuta per quello. Fino a un mese fa loro dicevano che comunque riconoscevano una situazione del genere, ovvero sia che l'inter forse in situazione in una situazione economica distruttiva è che non c'erano tantissime persone diciamo interessate mentre ora dopo i raddoppi dopo Lasri poi la smettita di Lasri no ma è una smettita di facciata ora invece Lasri dopo la smettita di facciata lo hanno messo da una parte si sono buttati sulla vela ora sullo svizzero no? Si sono buttati sul colosso quindi questo colosso questo scoop mega scoop mondiale è un signore che magari ad averceli tutti i soldi eh, ci mancherebbe. Anche se i soldi non fanno sempre la felicità, aiutano tanto, ma soldi non vuol dire per forza felicità. Ah, il colosso, quindi, sarebbe questo signore con 8 miliardi. No? Quindi, ora loro sono passati... Loro, parliamo in generale, senza magari fare... Perché se no, sembra... Siamo passati a fare 4 due diligence. Allora... Io ho visto la live di stasera, mi sento in dovere, quale responsabile del canale, di darvi un antipastino, una cosina leggera di tutte le altre cose che poi diremo che saranno molto più pesanti, perché stasera noi faremo una live che farà rumore, non per niente abbiamo un legale in live, proprio per tutelarci. Michele, Michele, poi c'è anche un'altra persona dietro Michele, non vuole apparire, anche lui è un altro legale, e che è Pier, lo saluto non dico nemmeno il suo nome per esteso, eh, ci dobbiamo tutelare perché qui eh, i detrattori crescano, le minacce crescano, eh, le offese crescano, ma è talmente tanta la voglia ormai di portare a termine questa parte marginale del canale, perché comunque il mio è un canale Pana di Calcio, che ci potete offendere quanto vi pare, ci potete minacciare quanto vi pare, poi dopo alla fine vedremo chi era che diceva la verità e chi diceva le bagianate. In riferimento a questo articolo di Steven Zang, perché? perché proprio in riferimento a questo articolo della situazione disastrosa disastrata dell'Inter c'era chi diceva no ma hanno guardato i conti si sono spaventati c'è chi ha avuto il coraggio di dire che Piff aveva visto i conti e si era spaventato ma io ti chiedo ma se si era spaventato Piff quegli altri dovrebbero fare questo 8 miliardi se si è spaventato Piff che doveva fare comunque ragazzi una perché poi in fondo al video vi devo chiedere una cosa, un piacere mio personale, una piccola hicca. Dopo le altre bagionate dette, ho fatto un post, i ragazzi non lo sanno, ma penso che comunque siano d'accordo. Dopo le bagianate dette ieri sera, ora c'è anche, ci sono persone ovviamente che ci attaccano, fanno live, anche due live in un giorno perché hanno capito che porta soldi e visual. Il discorso: qual è che qua non chiediamo soldi a nessuno, noi non mettiamo le mani nelle tasche dei tifosi dell'Inter come fa qualche di un altro, e io ho sempre detto ci sono le prove a differenza di qualche di un altro che non le ha io ho sempre detto io non ho nulla contro chi chiedere donazioni ce l'ho con chi chiede le donazioni che ti stalkerizza e che ti diffama con quella gente lì e soprattutto con chi dice cose che non sono vere che non stanno né in cielo né in terra un po' di queste cose ve le vado a riepilogare arrivando in fondo al video perché vi devo chiedere un piacere immaginiamoci se per l'escussione delle azioni dell'Inter avessero ipotizzato di applicare la legge italiana ieri mi hanno detto che qualcuno parlava di legge italiana per impegno tra lungaggini, sospensive, misure cautelari e pugnazioni e di tutto di più facevano in tempo a fare tre stradi tre stadi scusate, prima che ci fosse stato qualche risultato la legge lussemburghese è una roba breve eh? passa subito la legge lussemburghese si può applicare benissimo per l'escussione del pegno, infatti, si legge per l'esecuzione delle obbligazioni. Lussemburgo perché? Proprio per evitare mille cavilli burocratici e per avere tempisti e celeri, ma a scusa del pegno in Italia passano 40 anni. A definitiva conferma che applicare il diritto italiano per l'escussione del pegno sarebbe stato, sarebbe stato, detto in senso figurato, un suicidio giuridico vedi Pegno escluso da Elliot dove lo ha escluso Elliot? Pegno in Italia <ride> che figuracce stanno per fare voi non ve ne rendete nemmeno conto offendete pure, non ci sono problemi il discorso qual è che più offese arrivano e da questa parte qua più ci si carica perché poi lo vedremo dove stava la verità e soprattutto a noi piace quando la gente ci sottovaluta, è lì che diamo il meglio di noi stessi parleranno i fatti non le chiacchiere come fate voi Poi a Fantasilandia, detto, ragazzi, detto proprio in senso bonario, senza fare po polemiche, a Fantasilandia cosa hanno previsto? Che le quattro famose due diligence impieghino tutte allo stesso tempo per essere terminate? Chiedetegli questo a Fantasilandia. Hanno un tempo stabilito? Cosa? Perché per poi fare l'offerta dei mobili dagli azione all'asta, altrimenti eh, come farebbe? <ride> e ora tutti di corsa, infatti, a prendere una società con 800 milioni di debiti quando questi ti dicevano che un mese fa non la voleva nessuno e dopo zanghera dopo e quant'altro quindi secondo qualcuno ragazzi ci sarebbero in corso queste quattro due diligence qui seguitemi bene perché è l'ultimo punto loro dicono sono in corso ok quindi pertanto non sono ancora terminate mi segui una volta terminate in caso si dovesse decidere di iniziare una trattativa quanto durerebbe secondo loro una settimana? Anche perché, cioè, qui ormai molti cominciano a sostenere eh, che alla pausa ci sarà il passaggio di proprietà. Non lo dicono solo gli esonerati. Siamo in tanti ormai a dirlo, no? Perché noi abbiamo sempre detto: secondo noi, che secondo noi entro l'anno sarebbe cambiata la proprietà e questi invece, zanger 2024, eh, a raddoppia e allora ora che tempistiche hanno queste due diligence come secondo voi come funziona fateci capire anche se ci interessa fino a un certo punto perché noi con tutto rispetto a differenza vostra abbiamo degli esperti che lo sanno come funzionano perché sta, stanno dicendo delle robe assurde per quello io vi dico che io non ho nulla contro il chiedere donazioni ma in certi casi secondo me un, un, un vero uomo una persona con un po' di dignità quando finirà questa storia secondo me dovrà restituire i soldi ai tifosi dell'Inter per come la vedo io. Elliot, infatti, il pegno lo ha escluso in Italia, vero? È <ride> questo, cioè, non sanno quello che dico. Comunque, se stasera, ragazzi, è una live eh, dove noi cercheremo di accelerare il più possibile e di dire un po', diciamo, tutto quello. Che si può dire perché vi garantisco che ci sono delle cose che non si possono dire. Ora, per quanto riguarda il campo, c'è una cosa: poi farò un altro video prima della partita. Oggi pomeriggio o, o domattina, ora vedo un attimino come sono messo gli impegni. Per quanto riguarda il campo, l'Inter non ha solo un risultato, deve vincere. Lukaku sembra che non parta nemmeno per Firenze. Non per nulla. Io, ieri, ho fatto un video su Lukaku, ho fatto un video essendo dubbioso ragazzi su certe cose che stanno accadendo, lascia perdere poi il giapponese ti diceva Lukaku era pronto due mesi fa se ti dice A è B, vai tranquillo non ci sono altri, altre cose se lui dice A è B non ci sono soluzioni, Poi farlo continuare, non ci sono problemi noi non gli rispondiamo nemmeno non è che non... lascialo perdere, quindi c'è solo ed esclusivamente la vittoria questo canale, e ci sono le prove da quando ho aperto un canale io e ho decine di email messe da parte. Questo è un canale nuovo, sono ripartito da capo. Per quello, vi chiedo di iscrivervi e di darmi una mano a tornare su. Ma anche nell'altro canale, che anche quello è durato poco, perché poi c'è chi se ne è voluto impossessare facendolo marcire. Perché normale, tanto siamo sempre lì, indipendentemente dalle qualità personali che uno possa avere. Non è detto che se piaci su YouTube, sei bravo nella vita e che se non piace non sei bravo. Ognuno ha le sue caratteristiche, il canale è marcito, finito, buttato via tutto il lavoro di un anno, soprattutto il mio, però lasciamo perdere, non ne voglio parlare più, ma l'ho sempre detto. Se stasera la live che faremo vi piace e vi piacerà, visto che noi non vogliamo soldi da nessuno, noi non lo facciamo per soldi come lo fa come fa qualche un altro che ci campa, noi non abbiamo bisogno di campare con YouTube, sia io che soprattutto tutti i ragazzi che sono dietro sono dei professionisti ben pagati, a differenza di qualche un altro, molto probabilmente! Non lo so, il piacere che dovete fare a questo canale. È fare siccome io, sono un grandissimo amante degli animali, un cane e un gatto gatto. Presa un gattile. Il cane me lo sono comprato perché eh, ora vediamo anche un po' di robe personali, Perché io sono un grandissimo amante dei cani, ho sempre avuto pastori tedeschi. E poi ero passato al cane corso che è un cane eccezionale solo che cambiando tipologia di casa abitando in centro pieno ho un piccolo giardino ma e poco tempo a disposizione per portarlo sempre fuori ora facendo un po di smart working ce l'avrei il tempo però cane grosso impegni grossi ma anche il cane piccolo non è che lo puoi lasciare sul divano tutti i giorni però io sono passato a un bulldog francese che anche per i bimbi io ho due figli è uno spettacolo. Quindi io sono un grandissimo amante degli animali e ho sempre detto dai primi giorni apri il canale che se volete fare un piacere a questo canale qua dovete fare una donazione al primo canile vicino a casa vostra. Tanto invece di dare, magari faccio un esempio, eh, invece di dare 20 euro a uno per sentirti dire che Zang eh, ti porta Messi ora quest'estate, eh, magari vai... E fai una donazione al canile al primo canile vicino a casa tua e poi mi mandi una mail e mi fai vedere il canile a cui hai donato perché per me è una soddisfazione costa nulla perché io ogni tanto vado ad un canile a fare delle donazioni qui vicino a casa mia porto il mangiare passo il negozio lo compro non è detto lo debbano fare tutti però a me piace questa cosa qua quindi qualora stasera vi piacesse la live io e a voi, secondo voi, eh, in caso potesse essere una cosa eh, che riteniate insomma opportuno fare, una bella donazione. Non vi dico 100 euro, ma anche 20, 10, 30, quelli che potete spendere. Una bella donazione al primo canile vicino a casa vostra. Ci becchiamo stasera. Mettetevi comodi. Vi consiglio anche un po' di popcorn perché stasera ci divertiamo. Faremo un po' di pulito. Ciao, iter.